Potremmo definirlo un campionato da ultimi minuti, questo girone D della terza categoria della delegazione di Catanzaro, perché alcune partite, ma certamente le più importanti, si sono risolte proprio sul finale di gara. Parliamo proprio appunto della scontro al vertice tra Goodfellas Catanzaro e Tiriolo, che vedeva fino al 90esimo la squadra ospite del Tiriolo in vantaggio con Ugrinov al 14esimo del primo tempo, e poi nel finale, nello spazio dei 6 minuti di recupero concesso dal direttore di gara, la squadra di casa al 92esimo con Rocca agguantava il pareggio, al 95esimo con Rubino addirittura arrivava la vittoria che regalava i 3 punti alla squadra catanzarese di casa e condannava il Tiriolo ad una amara sconfitta che porta appunto la squadra seconda in classifica adesso a 5 punti di distacco quando erano soltanto 2, e con la possibilità addirittura di scavalcare la capolista. Così non è stato e quindi il Goodfellas si gode questo suo primato rafforzato appunto nel cospetto delle inseguitrici che rallentano un pochettino almeno le terze e le quarte, perché lo Staletti pareggia in casa contro il Maida, appunto Maida che insegue nelle posizioni di rincalzo. Dobbiamo segnalare che proprio tra Staletti e Atletico Feroleto sono ben 5 le squadre che lottano adesso per 3 posti validi per la griglia dei playoff, visto che potrebbe darsi che ormai Goodfellas e Tiriolo sicuramente l'avranno già conquistata. Allora, per venire alle singole partite, dicevamo dello Staletti che addirittura rimonta 2 gol, quindi anche probabilmente un fatto importante, si trovava 2-0 sotto in casa per la doppietta di Perri del Maida, poi nel secondo tempo Vatrella e Vatrano riportano le cose a posto con Vatrano che segna proprio all'87esimo, proprio per dirla come dicevamo all'inizio, per gli ultimi minuti di partita. Non va bene invece al Girifalco, che viene battuta anche da una squadra come dicevamo che lotta per inserirsi nella zona playoff, l'Atletico Feroleto, e addirittura anche qui in questo caso il Girifalco si era portato in vantaggio con Rosano proprio al primo della partita e poi invece veniva recuperato da Nicotera e sorpassato dalla doppietta di Lucia. Vince il Cortale anche 6-2, ma in questo caso ormai non fa più storia la sconfitta del Grifone Catanzaro, ultima in classifica, con cui tutte le squadre ormai maramaldeggiano e prendono proprio i gol, fanno quanti gol vogliono ogni domenica. Sarebbe un caso che bisognerebbe anche vedere questa situazione di squadre che, vabbè che siamo in terza categoria, ma che si presentano in campo solo per l'onore di firma e regalano ogni volta gol a grappoli alle squadre avversarie. Vabbè, è un discorso un po' lungo da fare, ma lasciamo perdere. Vince anche la Kenny di Aquile contro il Serrasretta 4-3, con anche qui un gol sul finale della gara. Voggi all'83esimo regala la vittoria proprio alla Kennedy, e pareggiano invece San Pietro Apostolo ed Excalibur Fronti 1-1 con i gol di Iaconesso e Yallov per quanto riguarda all'85esimo, ancora in finale di gara per rigore dell'Excalibur, e quindi un campionato che ormai dovrebbe essere ben delineato in testa e in coda, tanto per tornare al discorso che dicevamo dei gol, 72, 77 sono i gol subiti proprio dal Grifone Catanzaro, e ci sembrano un po' troppi.